Vabbè, parliamo subito di questo momento positivo. Avete messo alle spalle quello che è stato un po' l'inizio di campionato difficile? Ma sì, noi sicuramente non abbiamo iniziato nel migliore dei modi. Però sappiamo e sapevamo che il campionato è lungo, il campionato Serie B è lungo e difficile. Sappiamo che ancora durante, spero, meno possibile, che ci siano meno situazioni come abbiamo passato le prime partite, diciamo, durante l'anno. Però siamo usciti da questa situazione a testa alta, nel senso che sappiamo siamo una buona squadra, ma nello stesso tempo sappiamo che non possiamo mai abbassare i ritmi e abbassare la concentrazione, perché possiamo diventare anche una squadra mediocre che fa fatica anche magari in serie inferiore. Sappiamo pure che non ci dobbiamo esaltare con queste due vittorie, perché sabato c'è già una squadra molto che sta facendo molto bene e dobbiamo stare concentrati. Fabio, il mister ha detto di aver avuto un confronto con te e con qualche altro, diciamo, un po' più esperto della squadra dopo le prime 5 giornate. Durante la settimana comunque ha parlato con voi, non chiedendovi consigli, però diciamo cercando di confrontare le sue idee con le vostre. Che cosa è emerso da quell'incontro? Che cosa vi siete detti di trovare? Abbiamo avuto un confronto normale con il mister. Ci ha spiegato quali erano le sue idee, come fa sempre dall'inizio del campionato. Ci siamo confrontati e abbiamo deciso di intraprendere la strada, che anche all'inizio, purtroppo, quando non arrivano i risultati, sembra che tutto non vada per come dovrebbe andare. Però alla fine abbiamo avuto la fortuna e la bravura di fare queste due vittorie. Ma ripeto, non dobbiamo adesso sicuramente e cambiare atteggiamento. Quello che in pratica abbiamo parlato col mister, che ha detto anche a voi, che se noi siamo una squadra che abbassa un po' il livello della concentrazione facciamo fatica. In pratica è quello che ha detto anche a noi, che ha parlato magari con qualcuno di noi. Mentalmente però vi siete sbloccati? Sì, ci siamo sbloccati. E ti ripeto, tutto i risultati ti danno più fiducia. E ti danno morale, ti fanno le cose difficili, magari ti riescono più facilmente. Tutto sta al calcio, purtroppo è legato a tutti i risultati. Magari fai delle grandi partite, porta a casa 0 punti, fai delle partite un po' così, porta a casa 3 punti. Alla fine il morale lo fa non tanto la prestazione, ma solo i punti che ti danno morale. C'è la sensazione che è anche un po' girata la ruota, diciamo, della fortuna, perché per esempio contro il Livorno, se devo fare un esempio, Bruno poteva forse chiudere la partita, invece poi traversa e Livorno va a vincere la partita. Contro il Padova, già Paolo in avvio del Padova, poi siete riusciti a vincere con l'espulsione. Anche a Vercelli, bella giocata di Dailen, giusto? Però sono quelle giocate che ci vuole anche un pizzico di fortuna perché riesca. Speriamo che continui questa fortuna, sicuramente deve avere un po' di fortuna. Ripeto, ci sono momenti e ci saranno momenti durante l'anno che magari tutto questo non succede. Adesso godiamoci questo momento e dobbiamo continuare così, perché dobbiamo raccogliere più punti possibile per arrivare prima possibile alla salvezza, che è il nostro primo obiettivo, che è quello di conservare la categoria, perché per Castellammare, per la Giustabia, per noi calciatori è molto importante. Dal punto di vista personale, come stai vivendo questo momento? Sei diventato un punto di riferimento all'interno della squadra, abbiamo visto anche nei minuti finali della gara con la Pro Vercelli, i compagni di squadra si affidavano a te per cercare di proteggere il pallone, magari di perché sono più vecchio. No, vivo tranquillo perché ho fatto un'estate, sicuramente voi tutti avete visto, avete vissuto, diciamo tra virgolette, con me, non è stata sicuramente positiva, dovevo andare via. Il mister un tipo di schieramento di non mi vedeva, adesso io cerco di convincerlo, ma non a parlare ma sul campo. È l'unico modo per convincerlo e lui alla fine vuole vedere tutto quello che dà in campo. Spero di continuare, ma la cosa principale per me è dare un contributo e diciamo quell'esperienza alla squadra, al servizio della squadra. Questa è l'unica cosa, sono contento e spero di continuare adesso a dare una mano. Una curiosità, che consiglio può dare un esperto come te a un giovane come Gerry Mbakoko, che
è sempre stato un calciatore delle grandi potenzialità, però non ha mai avuto la continuità giusta. Adesso sono due o tre partite che sta giocando con grande continuità. Che consiglio gli può dare un calciatore esperto come te? Ma Jerry, a parte che stiamo parlando di un 92 se non sbaglio, un ragazzo che ha delle potenzialità enormi. Io ne ho visti dei giovani della sua età, però con le potenzialità che ha lui ce ne sono poche. Lui deve stare solo tranquillo, perché tante volte va alla ricerca del gol che gli mancava da tanto tempo. Adesso ha acquistato anche lui, dopo il gol, più tranquillità, più sicurezza. Ricordo che qualche partita l'hanno un po', stato un po' fischiato. Sempre un ragazzo che secondo me bisogna stargli vicino. L'unico consiglio che gli do io è di stare tranquillo, come lo faccio durante l'allenamento, durante la partita, che lui può arrivare in alto e può darci una grossa mano a noi, che è la cosa principale adesso, però può arrivare a giocare ad alti livelli, perché non gli manca, secondo me non gli manca niente. Sabato contro il Bari, quali possono essere le difficoltà? Tanto, no? Una squadra che sta in salute, che sta bene, che sta giocando bene, e quindi adesso abbiamo tutta la settimana davanti per prepararla bene. Poi il mister ci dirà come affrontarla, dobbiamo lavorare e basta. Poi vediamo durante la settimana cosa deciderà il mister. Ora è un grande entusiasmo, anche perché è una squadra prevalentemente fatta da giovani. Di quest'abbia come può rispondere? Con la stessa voglia, penso che la voglia sia uguale sia per noi che per loro. Siamo all'inizio del campionato, quindi non abbiamo fatto niente noi, come non hanno fatto niente loro. Dobbiamo approfittare e continuare, sia dal punto di vista che giochiamo in casa e dobbiamo cercare assolutamente di vincere, e per continuare su questa striscia positiva che abbiamo iniziato. Quindi l'unica cosa nostra è questa. Una curiosità, era già capitato in passato di passare da un estremo, quello di essere cedibile, di indossare addirittura la fascia di capitano? No, quello che ho vissuto quest'estate non l'ho mai diciamo passato, quindi adesso fascia di capitano, il mister ha deciso queste due partite di darmi la fascia. Per me è sicuramente un motivo d'orgoglio, significa che magari un po' sono riuscito a far cambiare idea al mister per quanto riguarda il mio utilizzo, quindi sicuramente per me è un fattore positivo. Timothy, come per Fabio, un momento positivo per te anche per il profilo individuale? Sei diventato titolare per tutte le partite, sfoderando anche le stazioni importanti. Sì, no, sono contento prima di tutto delle partite che ha fatto la squadra, dei risultati, e sono convinto che per i giocatori, ma soprattutto anche per il portiere, la continuità è importante per dimostrare, ecco, il proprio valore. Sei arrivato qui come secondo, almeno sulla carta, ovviamente c'è la competizione con Andrea Secoli. Come stai vivendo questo rapporto? No, chiaramente il primo anno vengo dalla sci, è normale essere un gradino sotto. Io sono venuto qua per giocarmi le mie carte, mostrando e facendo vedere che ci posso stare qua, e chissà, forse anche qualcosa di più, non si sa mai. E quindi no, cioè, da noi ci leggo un rapporto d'amicizia, chiaramente il mister manda in campo chi nel momento dà più garanzie, per ora ci siamo giocate le nostre chance, ecco, poi il mister deciderà più avanti. In queste prime due partite hai notato differenze particolari tra la Lega Pro e la Serie B? Ma chiaramente il livello si alza, se no non ci sarebbero le categorie. E il ritmo di gioco, ecco, se il ritmo di gioco è molto, molto più elevato, quello sì. Quando sei arrivato si diceva che un po' il pupillo di Buffon. In realtà che rapporto c'hai con quello che sarà anche il tuo ex presidente? No, praticamente quando ero alla Juve mi sono allenato spesso con la prima squadra. Ero più piccolo, il portierino, quindi ti vedono un po' come pupazzino, così. E poi niente, una volta arrivato alla Canarese, quando Buffon sapeva che, ecco, dovevo andare in prestito a girare, mi ha voluto lì, e ogni tanto l'anno scorso si faceva sentire per insomma congratularti se facevo bene, no, però ecco, un buon rapporto. Di Braga, che impressione stai avendo? Mister, è un grande mister,
un bel carattere e penso sia importante sia, così dice, incrociarsi, cioè capire subito quello che lui vuole da te, se no la cosa si fa difficile. Per quel giovane comunque l'ideale può andare su un tecnico che vi dà spazio anche come con AGA, o lo stesso Mbappé o 92. No, il mister lo dice sempre, dice in continuazione, gioca chi sta meglio e chi durante la settimana vede in forma e chi può offrire prestazioni ottime. Quindi sta solo a noi durante gli allenamenti far vedere quello che abbiamo da dare. Ecco. Il tuo infortunio, vedo che è ancora il dito. Sì, è stata una lussazione contro il Novara, ha avuto il riscaldamento. No, è quasi guarito, diciamo è quasi a posto. Sai, è proprio complicato farlo aggiustare perché continuamente parate, tiri e cose, però è a posto, dai. No, perché ho letto anche che Secolin era mezzo infortunato. No, praticamente quello che io ho avuto al dito qua della mano, lui ci ha avuto al dito del piede. E quindi sono tutte e due. Le perché poi l'ha messo anche su Facebook il tuo dito. Sì, infatti subito a prendere. quando era bello nero l'ho messo. Temi magari nelle prossime partite di tornare, tra virgolette, in panchina con Andrea in campo? Ma, quello io penso, quello sta solo a me, dimostrare che posso rimanere in campo. Poi mi si decide, io chiaramente spero di continuare a offrire prestazioni insomma buone, vediamo un po', dai. Come è stato il tuo impatto con la tifoseria? Ovviamente col Padova è andata benissimo perché ci sarà anche la prima vittoria in campionato. No, i tifosi sono molto calorosi, ecco, non sono pressanti. No, una bella tifoseria in confronto a molte altre piazze, ecco. Con il Bari che partita che possa essere? Con una squadra giovane, con tanta euforia e soprattutto attaccanti di qualità? No, la qualità del Bari la sappiamo tutti qual è, ma io penso che se noi mettiamo in campo la grinta, la cattiveria che abbiamo messo in queste ultime due partite, penso possiamo fronteggiarli senza nessun problema.